faccende di corpi elettrici, di mappe eterogenee e danze propiziatorie, ma non ne narro. Di frequenti visceri insorgono alla vista del presidente o del ministro del lavoro. Questa sera al Teatro Alcanices, Nunzio Tria declamerà le sue poesie dell'ultimo volume, Il lupo che sanguina nella neve e altre bollette da pagare. È un'occasione per ascoltare in maniera originale delle poesie, molto belle, di un autore del nostro territorio che si sta facendo conoscere e apprezzare in tutta Italia. È una raccolta a ritroso che parte dai giorni nostri fino agli anni 70. Per quanto riguarda il reading di stasera, Stefano, io lo lascerei ancora come sorpresa, perché non voglio svelare quello che accadrà. Che significa Nunzio Tria poeta? Ma non lo so, guarda, poeta è una parola grossa, vediamo un po', questo lo lascio dire a chi ascolta, a chi mi legge. Va bene, allora quindi tra poco avremo modo di ammirare questa. Beh, io conosco già Nunzio Tria perché abbiamo avuto modo di ospitarli come Arci in occasione di una serie di iniziative e crediamo che questa serata sarà una serata interessante. Lo spero, io vi ringrazio davvero, ringrazio la vostra associazione, l'Arci, Just TV e che dire, vediamo che succede. Grazie. Spengo la TV e mi faccio un tè. Conosco perfettamente la dinamica del movimento circolare dei pollici tra le